Per il terzo anno consecutivo il Comune di Fano mette in atto una manovra di sostegno a favore delle attività economiche attraverso delle agevolazioni delle tariffe TARI. Ad annunciarlo questa mattina il sindaco Massimo Seri e gli assessori Cucchiarini e Lucarelli. Abbiamo messo a disposizione per questa manovra di un fondo di oltre 400.000 euro che le attività produttive con criteri e con percentuali diverse che abbiamo appunto condiviso con l'assessorato alle attività economiche si vedrà direttamente in bolletta, per cui non ci sarà bisogno di fare una richiesta, ma si vedrà direttamente comunque in bolletta la diminuzione in percentuale dell'importo. Penso che sia una manovra molto importante e utile al netto dei tanti aumenti che comunque gravano sulle nostre attività economiche cittadine. Vogliamo lanciare anche un messaggio di fiducia, aggiunto invece Lucarelli. Questa agevolazione, ha spiegato l'assessore, vuole non solo calmierare gli aumenti in atto, ma anche arrivare a ridurre le tariffe attualmente in vigore. Nello specifico abbiamo deciso anche insieme al tavolo economico e all'associazione di categoria di inserire delle percentuali di diminuzione in base anche a quelle che sono le merceologie che hanno subito danni o comunque ovviamente hanno avuto problematiche in questo periodo di pandemia, in questo ultimo anno di questa situazione internazionale così delicata. E sono il 10% di diminuzione a favore di campeggi, stabilimenti balneari, esposizioni, alberghi, studi professionali, autosaloni, tabaccai, plurilicenze, filatelia, tende e tessuti, attività artigianali come parrucchierie, barbierie, estetisti, falegnami, idraulici ed elettricisti, carrozzerie, autofficine e attività industriali con capannoni di produzione. Il 20% a favore di cinematografi e teatri, impianti sportivi e parchi giochi, tutto il commercio cittadino e quello i negozi di vicinato, quindi negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramente, banchi di mercato di beni durevoli che hanno questo ovviamente hanno sofferto tantissimo in questo periodo di pandemia, ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, mense, birrerie, hamburgerie, bar, caffè, pasticcerie. Questo il 20%. E invece il 30% abbiamo voluto insomma calmierarlo a favore delle agenzie di viaggi che sono quelle che ovviamente hanno voluto i maggiori danni. Quindi credo che questo debba essere un messaggio di grande fiducia che noi vogliamo trasmettere alla città e ovviamente una speranza e una luce per il futuro.